Presidente. È iscritto a parlare il senatore Marti per 5 minuti. Sì, grazie Presidente, colleghi senatori. La conversione del decreto legge che oggi discutiamo in aula non è altro... Senatore, mi sembra di vedere un microfono acceso, la sua... ecco, adesso si è disattivato, adesso quindi si è riattivato il suo adesso. Okay. Prego. La conversione del decreto legge che oggi discutiamo in aula non è altro che una specificità dei decreti legge emanati in precedenza da questo governo. Mi riferisco in particolar modo ai decreti legge numero 19, 33 e 83 del 2020. Pubblicati rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e luglio. Da questo si evince in modo chiaro come questo governo non abbia assolutamente una visione d'insieme, una prospettiva chiara sul come affrontare questa grave emergenza. Oggi cercate di correre ai ripari con questo ennesimo decreto, ma senza che lo stesso rispecchi minimamente le reali esigenze produttive del sistema Paese. Vorrei esaminare con voi alcuni articoli dello stesso che hanno a che fare con le attività produttive. L'articolo 1,1 lettera B, per esempio, introduce, per fare un esempio banale, l'obbligo di avere sempre con sé dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso e in tutti quelli all'aperto. Per i luoghi delle attività economiche, produttive, amministrative, sociali, nonché di consumo di cibi e bevande, resta invece ferma l'applicazione dei protocolli e delle linee guida anticontagio. Questi stessi protocolli e linee guida, Presidente, sono stati seguiti dai nostri imprenditori, lo hanno fatto i nostri artigiani e anche i nostri ristoratori. Per adeguarsi a questi protocolli e linee guida, Presidente, i nostri imprenditori e i nostri artigiani hanno speso tanti soldi nei mesi scorsi, tanti soldi che questo governo ancora non ha rimborsato. Ma andiamo avanti. Ai sensi dell'articolo 2 lettera A, le regioni hanno la facoltà di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. È esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo sia altrimenti disposto dai medesimi decreti. Infatti l'articolo 1,3 lettera A proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative del decreto numero 83. Si consente pertanto fino al 31 dicembre 2020 l'adozione delle misure straordinarie adottate dal decreto Cura Italia per la produzione in deroga alle vigenti disposizioni di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Vorrei ricordare che questa misura è stata richiesta dai nostri governatori di centrodestra per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare già a marzo scorso a causa della grave carenza dei dispositivi di protezione individuale. Questo intervento ha consentito, banalmente, ad alcune aziende di riconvertirsi e di sopravvivere. Ma purtroppo tutto questo non basta e non è sufficiente. La Lega ha legittime preoccupazioni per la tenuta del tessuto economico e delle nostre comunità, oltre per quello sanitario. Noi sappiamo che potremmo trovarci con grande possibilità tra meno di 15-20 giorni ad avere senza creare allarmismi, ma avere tra 15 su 21 regioni, 15 delle stesse al collasso nelle terapie intensive, perché lo sappiamo, per chi vive le realtà, anche a basso contagio, non altissimo contagio. Tali patemi sono avallati dalla evidenza però della totale insufficienza di queste misure. È innegabile che questi interventi siano del tutto inadeguati e penalizzano irreversibilmente la capacità programmatica degli imprenditori ormai costretti a navigare a vista. Si deve fare molto di più. Trovo inaccettabile però, per esempio, signor Presidente, che una misura voluta con forza dalla Lega quando era al governo, ossia la rateizzazione dei piani di dilazione della rottamazione ter, del saldo e stralcio con scadenza nel 2020, debbano essere pagate entro il 10 di dicembre, è una cosa vergognosa. Il mancato pagamento entro il 10 dicembre comporterà la decadenza della definizione agevolata, con un ulteriore schiaffo alla dignità di milioni di partite IVA che vedrebbero vanificati tutti gli sforzi fin qui messi in campo. Una proposta chiara potrebbe essere quella di posticipare questa scadenza, l'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo sempre. È opportuno, data la gravità della situazione, dilazionare all'anno 2022 il debito accumulato fino ad oggi e che si accumulerà fino al 10 di dicembre. La maggior parte
delle PMI sono in difficoltà, le aziende sono al collasso, vi è una evidente contrazione dei consumi, c'è la paura del futuro, lo scenario che ci aspetta è davvero indefinito e voi lo sapete. Saranno tante le aziende che a causa di questo attendismo, a causa della vostra incapacità di costruire delle alternative credibili, di abbattere una asfissiante burocrazia, saranno costrette a chiudere i battenti o peggio ancora si vedranno costrette a cadere nella rete della criminalità organizzata e di tutte le giornate che i nostri prefetti, le nostre autorità parlano di questo nelle nostre comunità del sud ma anche del nord ed anche del centro. Il governo italiano non può permettere questo abominio che si sta verificando. Questo governo sta spendendo milioni di euro, sì è vero, per accogliere migliaia di finti profughi, perché non usa questi aiuti per le imprese, per gli artigiani, per i commercianti, per gli italiani. Alle imprese vanno degli aiuti concreti, delle certezze sul futuro e non solo dei semplici ristori che leggiamo giornalmente. Lo dobbiamo ai tanti che credono nella libertà di iniziativa economica e hanno investito la loro vita nella propria attività. Grazie Presidente.